Allora, con molta soddisfazione invitiamo Andrea Quaglietti, l'operaio di Ascoli Piceno della Rioni, appena rientrato e appena riassunto sul posto di lavoro, proprio perché l'articolo 18 non è il partito personale di denuncia di padroni, perché in merito all'articolo 18 che Andrea ha potuto realizzare per riprendere il posto di di questa assemblea, per i compagni che sono rientrati è fortissima, ma è altrettanto forte la rabbia per quelli che ancora non ce l'hanno fatta. Quando ci siamo incontrati qua è iniziata la mia vicenda legale contro una multinazionale criminale, così la definì qui proprio in questa assemblea, e così l'abbiamo definita da quando è iniziato tutta la questione della delocalizzazione della produzione in Polonia e in Cina, perché da lì è partita la lotta che abbiamo fatto con USB come lavoratori. E questa vittoria io la dedico a tutti i lavoratori qui presenti, a tutti i lavoratori che sono in causa, che lottano ogni giorno nel proprio posto di lavoro. È proprio questo che dobbiamo ribadire, l'importanza dell'articolo 18. L'articolo 18 non si tocca, e hanno sbagliato quei partiti, quei sindacati che hanno iniziato a discutere di questa cosa, perché lo statuto dei lavoratori è stato fatto con anni di lotta, con sangue dei lavoratori, con impegni da parte di tutti quanti, e non va toccato. E ribadiamo, perché questa è una lotta che è iniziata più di 20 anni fa, dalla scala mobile, dal diritto alla pensione, dal diritto al lavoro. Oggi attualmente l'attacco più grave sull'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori è spetta a noi bloccare questo attacco, spetta a questa società, a questa generazione, difendere il diritto a essere reintegrati, perché questo è importante. Allora, carissimi compagni e compagne, uniamoci forte. Sono dal 3 dicembre, ricordiamo, è partito un grande movimento che ha portato al primo sciopero generale che si è beccato il governo Monti, perché questo non è un governo fatto per risolvere i problemi dei giovani, ma per complicare i problemi dei giovani. È ora di farla finita con le parole che dicono una cosa e poi se ne fanno altre. Dobbiamo reagire a questo attacco forzoso, perché qui c'è il cuore, abbiamo detto anche la volta, la passione con come facciamo il sindacato. E allora da qui ripartiamo, organizziamoci nei luoghi di lavoro, organizziamoci nella società, non sono imbattibili, li possiamo fermare, organizziamoci, e sicuramente la nostra battaglia, come abbiamo dimostrato noi dell'USB contro la Maluni, come si viene dimostrato ogni giorno di avere ragione contro questi attacchi padronali, per di più contro i più deboli, è ora di farla finita veramente, è ora di reagire, è ora di fermarli, è ora di fare uno sciopero generale veramente, e penso e spero che da questa assemblea nasca effettivamente un grandissimo movimento affinché non si faccia uno sciopero soltanto sul fisco, perché quello significa distogliere l'attenzione, ma si faccia un vero sciopero generale dove la CGIL effettivamente sia tirata in ballo veramente, perché è il più grande sindacato di questo paese, e che faccia uno sciopero veramente generale per difendere i diritti dei lavoratori. Soltanto da lì si può ripartire effettivamente su delle conquiste serie e reali per i giovani veramente. Grazie a tutti quanti e buon proseguimento di lavoro. Diamo ora la parola a Dante Di Angelis, che credo che non abbia bisogno di alcuna presentazione, e invitiamo a salire sul palco. Si prepara Paolo Cocazzetti del Foro dell'Acqua. Fuori, esatto.
da fuori. Dante stava braccia in italiano. E anche lì si è in sala. Era fuori. Una delle beccate di Dati Bai. Ci auguriamo di non averti disturbato in un momento. Ciao a tutti, io sarò breve perché ho da dire cose che già sappiamo, voglio solo confermarne alcune di quelle che tutti in qualche modo già condividiamo. Abbiamo a che fare con un periodo, una situazione difficilissima e un governo serio, come si dicono, io devo essere seriamente reazionario, nel senso che le cose che sta facendo le sta facendo per bene, nel senso negativo, sta intaccando, incidendo su tutti gli elementi che hanno caratterizzato la nostra convivenza civile dal dopoguerra ad oggi. Sta intaccando, anzi l'ha proprio modificata, la Costituzione in termini che vanno contro l'interesse della stragrande maggioranza dei cittadini e di tutti i lavoratori. Questo atteggiamento purtroppo è sostenuto, come sapete bene, da una maggioranza in Parlamento che è una maggioranza anomala, atipica, strana, torbida, oserei dire, perché è fatta da partiti, da forze politiche, da singoli parlamentari che non brillano né per rappresentatività, in quanto noi abbiamo un Parlamento di cooptati e se non cambia la legge elettorale non faremo le elezioni politiche ma faremo le cooptazioni politiche l'anno prossimo, altre cooptazioni politiche. Ed è fatto anche da un Parlamento composto di tantissima gente che non sa da che parte nasce il sole in termini di come si vive, di come si sopravvive, di come di quali sono i problemi che i normali cittadini affrontano. Io non sono di quelli che guarda con invidia i ricchi, assolutamente. Più ricchi ci sono, meglio è. Il problema è che quando delle persone che non hanno i problemi che hanno il 90% dei cittadini prendono le decisioni per tutti, probabilmente non sanno prendere le decisioni. Anche la persona più onesta, più in gamba, ragionare, dire, alzarsi la mattina con un reddito da lavoratore dipendente è ben diverso che ragionare e vivere con un reddito che è 4-5 volte quello delle persone normali. Il colore del cielo può cambiare, è di un azzurro diverso. Io mi alzo la mattina e ho da fare i conti col salario, con lo stipendio, col mutuo, con i ticket, i buoni pasto che non basta mai alla fine del mese, eccetera eccetera. Ecco, noi siamo in una situazione in cui siamo governati da gente che non ci rappresenta e rappresenta invece gli interessi che sono contrapposti ai nostri, e non lo dico solo in termini di rapporti economici, lo dico anche in termini di rapporti politici, etici. E vengo all'elemento simbolo: l'articolo 18 non farà migliorare l'economia, farà solo peggiorare la condizione anche psicologica dei lavoratori, dei cittadini lavoratori. L'articolo 18, e ve lo dico perché io sono uno di quelli che ne ha fruito già due volte, e quindi mi posso definire l'articolo 18 in carne e ossa, non è solo un principio giuridico astratto. L'articolo 18 non è solo un articolo, una legge importante, è la persona, i compagni di lavoro, i familiari, i figli, quello che una persona riesce a dare alla società. Il lavoro non è solo salario, non è solo soldi, il lavoro è la dignità di una persona, l'abbiamo detto 100 volte, è il suo ruolo sociale, è il motivo per cui sta inserito in un contesto. E cambiare, abrogando i diritti dell'articolo 18, vuol dire non migliorare l'economia, vuol dire far piegare milioni di lavoratori, abbassare lo sguardo davanti al padrone, costringerci a tornare col cappello in mano davanti al padrone. Noi abbiamo il dovere, qui siamo forse quasi tutti delegati, tutti lavoratori, tutta gente impegnata, e quindi io non devo
spiegare i dettagli, ma noi abbiamo il dovere di riportare, di riseminare per questo paese una forza politica, un settore del Parlamento, possibilmente in modo unitario, e riportare il lavoro al centro della politica di questo paese, riportare le persone in carne ed ossa, i singoli cittadini che lavorano, che sono le fondamenta di questo paese e che producono la ricchezza per tutti, e riportarli a governare i processi più importanti di questo paese dentro quel patto sociale che sta scritto nella Costituzione, perché lì dentro c'è scritto che il lavoro è la base della Repubblica e sta scritto nelle stesse pagine dove sta scritto che la proprietà privata è un diritto. Allora, se si cambia da una parte, dovremmo ridiscutere anche l'altra. Noi non vogliamo rimettere in discussione oggi questo patto, perché siamo in una fase negativa e arretreremo ulteriormente. Noi vogliamo che siano rispettati i principi e i fondamenti di quella carta, e gli unici che lo possono fare sono i lavoratori consapevoli di questi temi che stiamo affrontando. Grazie. Carsetti Paolo e si prepara Guglielmi Carlo del Polo di Lavoro. Innanzitutto grazie dell'invito a questa partecipatissima assemblea. È un piacere essere qui a rappresentare anche, diciamo, tanti di voi, visto che, diciamo, il Movimento per l'Acqua è un movimento che ha visto l'attivazione di tantissime persone, si parla di milioni di persone, quantomeno per la campagna referendaria. Oggi quel risultato, diciamo, è messo in discussione, è stato messo in discussione sostanzialmente sin dall'inizio, perché è stato un risultato che credo per la prima volta attraverso un voto in Europa sono state disconosciute quelle politiche neoliberiste che stanno privatizzando e mercificando le nostre vite e i beni comuni. È stato un risultato che sostanzialmente ha sconfitto l'ideologia del mercato è bello, e in un paese occidentale del nord del mondo, diciamo che questo non è assolutamente poco, visto che la maggioranza assoluta del popolo italiano è andata a votare e ha espresso chiaramente qual era la sua volontà, appunto quello di dire che i beni comuni, i servizi pubblici locali non devono essere privatizzati, ma anzi bisogna andare verso una gestione pubblica e partecipativa di quei beni e di quei servizi, e il fatto che sull'acqua non si possa far più profitto. Beh, da quella straordinaria stagione di partecipazione, diciamo, di acqua ne è passata sotto i ponti, e diciamo che già dal governo Berlusconi con il decreto di Ferragosto è iniziata una manovra di cancellazione reale e concreta di quei risultati. Il governo Monti ha fatto ancora di più, ci ha pensato con il decreto Salva Italia, affidando tutta la riorganizzazione del sistema tariffario in materia di servizio idrico alla Autority per l'energia e per il gas, che come sappiamo tutti è una delle autority più liberiste e più ideologiche rispetto a quelle che ci sono in Italia. E poi con il decreto sulle liberalizzazioni sostanzialmente ha sottoposto tutti gli enti locali e quindi tutti i servizi che garantiscono ai cittadini al patto di stabilità interno. Beh, questo è un attacco gravissimo a tutti i diritti di tutte le persone, perché sappiamo quanto siano stretti i vincoli del patto di stabilità e il fatto che gli enti locali in questo modo non riusciranno più a fare investimenti e non riusciranno più a garantire quei diritti e quei servizi essenziali. Ecco, diciamo, di fronte a tutto questo, come Movimento per l'Acqua non siamo stati con le mani in mano. Abbiamo fatto e promosso la prima manifestazione nazionale contro il governo Monti il 26 di novembre, perché sapevamo sin da subito che quel governo, seppur salutato da tante persone come un governo liberatore rispetto al precedente, soprattutto rispetto
rispetto al felice Berlusconi, però sapevamo che dietro al governo Monti c'erano ideologie e politiche che venivano dall'Europa. L'Italia è praticamente commissariata e ha il proprio commissario nel governo Monti. Con questo governo appunto si stanno attaccando sempre di più i diritti, a partire da quelli del mondo del lavoro, ma anche appunto a tutti i diritti essenziali per le nostre vite. Beh, noi vogliamo tornare in piazza e lo faremo il 2 di giugno, in una data simbolica che è la festa della Repubblica, perché praticamente siamo quasi ad un anno dalla vittoria referendaria e vogliamo confermare il fatto che c'è una società civile, ci sono lavoratori e lavoratrici, cittadini e cittadine che ancora credono che appunto dai beni comuni e i beni comuni debbano essere difesi, soprattutto da quelle politiche che vengono dettate dall'Unione Europea, dal Fondo Monetario Internazionale e dalla Banca Mondiale. Che bisogna dire con forza che chi ha promosso il referendum, chi ha garantito quella straordinaria vittoria è ancora in campo e non tornerà indietro rispetto a quei risultati. Quindi invitiamo tutte e tutti a partecipare alla manifestazione nazionale il 2 giugno, La Repubblica siamo noi, proprio per intendere il fatto che c'è una res pubblica che va difesa, che il referendum ha iniziato un percorso e su quello appunto non si intende tornare indietro. Grazie. Interviene Carlo Guglielmi del Forum Diritti di Lavoro e si prepara Francesco